Grazie Slam. Abbiamo voluto aprire ricordandoci che noi non abbiamo paura. Ebbene, c'è qualcosa di cui invece dovremmo avere paura, la paura stessa, che spenge l'intelligenza. E invece noi siamo in un momento in cui avremo bisogno di chiamare a raccolta le migliori intelligenze tra di noi, perché abbiamo bisogno di costruire un'alternativa insieme, perché ci dobbiamo battere non soltanto per un'alternativa di pace, ma per un'alternativa democratica, che rimetta al centro della nostra gente non solo la difesa dei diritti, ma della scuola, del lavoro, del territorio, contro la privatizzazione dei beni comuni. Abbiamo detto che questa giornata proveremo a intrecciare i percorsi sui quali tutti insieme stiamo cercando di impegnarci, e quindi i prossimi interventi hanno il compito di portare delle testimonianze. Il primo a cui passo è quello di Carmela Lapadula del Comitato del Coordinamento Nazionale della Rete Notriv, e quindi a lei la parola. Grazie. Saluto le lavoratrici, i lavoratori della FIOM e tutti presenti in questa bellissima piazza. Mi dispiace per questa pioggia che sta diventando incessante. Come ha detto Valentina, io faccio parte del coordinamento nazionale Nutriv. Come forse saprete, lo scorso 30 settembre sono stati depositati in Cassazione 6 quesiti referendari contro le trivellazioni in mare e su terraferma. Con questi quesiti si chiede di abrogare alcuni articoli dello Sblocca Italia e di leggi collegate e l'articolo 35 del decreto sviluppo del governo Monti. A chiedere l'abrogazione di queste norme sono state 10 regioni, spinte però dalle mobilitazioni sui territori e dagli appelli del coordinamento nazionale Notriv e di oltre 200 associazioni, comitati, personalità della scienza e della cultura. Ora, se la Cassazione e la Corte Costituzionale riterranno ammissibili i quesiti, noi cittadini italiani saremo chiamati alle urne nella primavera del 2016, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Sul contenuto dei quesiti referendari non mi dilungherò a lungo, dirò soltanto che il referendum Notriv ha uno scopo. Pur non potendo risolvere l'intera questione legata alle trivellazioni petrolifere, perché non può mettere in dubbio l'operatività dei pozzi attuali e i posti di lavoro, i lavoratori che ci lavorano, il referendum Notriv mira ad una ridefinizione complessiva del rapporto Stato-Regioni e mira a cancellare le norme che definiscono strategica e urgente la ricerca e lo sfruttamento di gas e petrolio, e quindi anche ad evitare che alcuni procedimenti petroliferi giungano a conclusione nonostante il parere contrario delle popolazioni interessate. In particolare posso fare esempio che riguarda il mare, no? Si chiede l'eliminazione proprio dell'articolo 35 del decreto sviluppo, che ha reso possibile di nuovo la ricerca e l'estrazione di gas e del petrolio entro le 12 miglia in miglia marine. L'8 novembre scorso a Roma, presso una sala del Parco delle Energie, si è tenuta la prima assemblea convocata dal Coordinamento Nazionale Notriv e da tutte le organizzazioni che hanno spinto appunto le 10 assemblee regionali a depositare in Cassazione i quesiti referendari. Quell'assemblea ha dato il via ad un lavoro preparatorio teso appunto alla costituzione di una organizzazione coordinata e democratica tra associazioni nazionali e locali, tra movimenti, comitati, che deve essere appunto l'espressione di un'ampia, la più ampia insomma della società civile, che deve articolare e condividere delle azioni comuni a sostegno della campagna referendaria. Quindi, in attesa dei pronunciamenti della Corte di Cassazione e della Consulta su questi 6 quesiti, promossi appunto da questo ampio fronte di realtà associative, questo costituendo comitato referendario ha la necessità di riaffermare la necessità primaria di creare una rete
sociale e partecipata, trasversale, che conduca all'iniziativa. È fondamentale, sarà tenere presente che ci deve essere l'unione delle tante lotte territoriali, la connessione con le organizzazioni impegnate nelle campagne referendarie di prossima definizione, a partire da quella per il no referendum confermativo sulla riforma costituzionale, a quella contro il Job Act promosso dalla CGIL, a quella contro l'Italia, contro la riforma della cattiva scuola e contro gli articoli dello Sblocca Italia. E appunto nell'assemblea dell'8 novembre, tra gli interventi che ci hanno testimoniato la partecipazione civica, associativa e di movimento a sostegno del referendum, ci ha fatto davvero piacere l'intervento di un vostro rappresentante della FIOM CGIL nazionale, Maurizio Marcelli. Marcelli ha comunicato l'appoggio della FIOM CGIL a questo referendum, perché anche la FIOM dice no a nuove trivellazioni. Seppure diversi territori, diversi lavoratori metalmeccanici sono occupati nel settore petrolifero, è arrivato il momento di sostenere un'industria nuova. Bisogna costruire nuovi posti di lavoro fuori dall'industria fossile, che deve invece essere messa definitivamente in discussione per puntare ad un nuovo sistema fondato sulla produzione di energie rinnovabili e sulla riconversione ecologica. Io vengo dalla Basilicata, dove da quasi 20 anni si estrae il 70% del petrolio in Italia e verrà addirittura raddoppiato l'estrazione del petrolio base a nuovi accordi fatti con le compagnie petrolifere. Ma proprio questa terra, la Basilicata, è la dimostrazione che le ricadute sul territorio, anche in termini di occupazione, sono state minime. Se a questo uniamo i rischi per l'ambiente, per la salute, per l'inquinamento delle falde acquifere, il rilevante consumo di acqua che si per estrarre, è chiaro che bisognerebbe puntare non sul petrolio ma sulle altre attività economiche, agricoltura, turismo, energie rinnovabili. Noi siamo contro questa strategia energetica nazionale varata dal governo Monti, siamo contro questo disegno. Ora bisognerà fare un lavoro che è quello di anche sui territori delle assemblee verso questo referendum no trip, e noi speriamo, visto che il referendum è di tutti e anche in questa campagna referendaria, speriamo di trovarci a fianco le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici della FIOM. Grazie. Allora scusate, scusa innanzitutto Carmela se abbiamo messo pressione per la chiusura, ma viste le condizioni meteo, siccome non è altrimenti consentibile procedere oltre, io adesso chiamo tutti gli interventi successivi, li chiamo a venire sul palco perché non ci sarà modo di farli intervenire tutti per dare il prima possibile la parola adesso a Maurizio, per cui chiamo sul palco Riccardo Latenza per la rete degli studenti che avrebbe dovuto rappresentarci la vertenza della scuola, Vittorio Cogliati Dezza per la coalizione per il clima, per la manifestazione del 29 novembre al Colosseo, Rossella Libettini, lavoratrice autonoma del Movimento Generale degli Avvocati, Luciana Solmi degli Esodati, Roberto Chidoro dei Lavoratori Precoci. Diamo la parola brevemente alle compagne francesi della CGT che sono venuti con noi a condividere il palco. Facciamo fare un saluto ai compagni francesi prima poi di andare verso la conclusione della manifestazione. Quindi invito sul palco Isabelle Roux e Oriane Lazizzo.